Bene ragazzi, vedo che avete scelto l'angolo dell'action figure, quindi partiamo subito con la prima che ce l'ho in mano, perché se no non so dove appoggiarla perché è delicata. A riproduzione del singolo The Phantom of the Opera degli Iron Maiden, potete vedere, tanto di tasti da organo con Eddie con la maschera, mantello, montato così. Mettiamo per terra. Poi l'altro degli Iron Maiden, che sarebbe la riproduzione del CD Peace of Mind, vedete, tanto di catene, il nostro Edward Vied. Poi facciamo vedere questo portachiavi di questo portachiavi di Super Mario, è stato regalato a mio fratello, potete vedere. Poi ci sta questo di Super Mario del film, mi ricorda Super Mario il film, se lo ricorda l'attore. Vedete? Poi c'è questo di Iron Man 2, è stata regalata dalla mia ragazza, questo qua. Iron Man, santo di prezioso. Poi c'è più importante, questo lo snake craftato che vedete sulla maglietta, vedete, fatto con la carta incollata e tutto, varie action figure del wrestling, fra cui quello che odio di più, John Cena, purtroppo uscito insieme all'Undertaker, quindi l'ho dovuto prendere per forza. Poi c'è The Rattlesnake, Stone Cold Steve Austin, chi se lo ricorda, il video della Stunner, e poi in versione quando ha vinto la cintura del mondo nel suo ritorno, Shawn Michaels, durante il primo Elimination Chamber della storia. E io, oltre a questa action figure, ho anche la scala, la sedia, e un pezzo di ferro da sbattere con la fondo della faccia vicino. Poi ho, visto che io sono un fan sfegatato di Castlevania, ho trovato Simon Belmont di Castlevania, potete vedere, con la mano, la frusta, la croce da tirare, le lampade, la bottiglia dell'invincibilità, la spada, tutto, c'è, cioè, tutto. Deve essere di Simon. L'altro di Castlevania che ho preso, che ho trovato, perché gli altri due che erano Alucard e Carmilla non li ho trovati, ho preso Dracula. Questo è il pipistrello, occhio, orologio. Poi ho Altair di Assassin's Creed, con la mano e la spada, cioè riprodotto proprio fedelmente, potete vedere, è fatto proprio, fatto benissimo. Gli ultimi me li lascio proprio per ultimo perché vale proprio. Dante di Dante's Inferno, compreso di falce della morte, la mano che si può cambiare, potete vedere. È fatto proprio nei minimi dettagli, non so se riuscite a vedere bene. Siete poco, ma i disegni sono proprio come nel videogioco, preciso, appiccicato, uno dei migliori che ho visto, che ho comprato. Questa è una versione proprio limitatissima, ultra detailed, ultra dettagliata, Big Boss o Naked Snake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, è ultra dettagliata, compresa di pistola, coltello e tutto, fa parte di questa serie, però potete vedere meglio, credo, che è buia. È la versione molto dettagliata, ragazzi, cioè meglio di questa non esiste, meglio di questa proprio non esiste. E poi l'ultima, che vale un casino di soldi, vale anche più di 300 euro. Ah no, scusate, c'era questo palo pazzo di sponcio, proprio questo l'ho vinto con le pistole,
Mi piace. Non ci assomigliamo? Poi, questa edizione da collezione del Sting, edizione TNA con tanto di cintura e mazza, la vecchia cintura del mondo. Questa l'ho comprata, l'ho trovata in un negozio proprio assurdo, tipo tutto a 1 euro. Non so che ci faceva lì. Ho visto e l'ho comprato subito. Infatti l'ho pagato anche pochissimo, quindi. Poi, come ultima action figure, ma sempre ora non per importanza, vale anche più di 300 euro. Addirittura visto su eBay che arriva addirittura anche ai 1000-2000 euro. A parte di questa serie, Movie Maniacs, è un misto tra i due film usciti tra l'89 e il 90. E il 90, se non sbaglio, 89, 92, 93. Sarebbe Fuga da New York e Fuga da Los Angeles con Kurt Russell nei panni di Iena o Snake Plissken. Eccolo qui. Iena Plissken con le due pistole, con tanto di due fondine, cinturone, mitra, ultra dettagliato lo stivale, in ginocchiera, tutto, vedete, vedete. Occhio bendato, vedete, tutto preciso, un palo di giacca. È il pezzo forte della mia collezione insieme a Big Boss di Metal Gear. Mi sono dimenticato negli oggetti vari questa, credo che l'avete vista ormai, la palla elettrostatica, cioè che questa funziona Allora, qui come... io me lo No, sento. no, no, va USB, Funziona. quindi se vi è la scossa, Ma a me l'accendete, vedete, la conoscete tutti ormai, se l'ho trovata sempre a Lucca, mettete il dito. Però ora mia, non era mia la Vai, faccia. vai. Cioè, stupenda, non ce ne credo. Bene, vi saluto con la parola etica. Se è stato l'ultimo video, vi ringrazio per avervi visti. Se non è stato l'ultimo, o tornate indietro o controllate a fianco se ci sono gli altri video. Però c'è il menu che ho creato prima, quindi. Più semplificata la cosa. Vi aspetto in tanti nei video, tanti commenti, tante domande, ne aspetto. Aspetto molto, quindi vi aspetto.